Le Menadi sono delle figure affascinanti e noi sappiamo che erano delle possedute. Io ho incontrato la possessione nella mia professione, soprattutto quando mi sono iscritta all'università. Naturalmente è stato un percorso un po' particolare il mio perché io non sapevo neanche che cosa fosse l'antropologia, anzi quando mi sono iscritta nella facoltà di lettere e filosofia ero avviata verso un tipo di studi che prevedevano l'approfondimento di materie come la pedagogia, la psicologia, soprattutto la psicologia mi affascinava. E poi mi sono imbattuta nel corso dei miei studi in una disciplina storia delle tradizioni popolari. Allora ero insegnata da Diego Carpitella, che era un etnomusicologo, e mi sono innamorata di questa materia. Tutto e mi sono interessata, appassionata di queste discipline antropologiche. Ecco, quindi in particolare Storia delle tradizioni popolari, che è stato il mio primo amore, non l'ho più abbandonato. E lì è stato, diciamo, così un percorso un po' particolare perché sono stata immessa con il primo esame, che è proprio stato il primo esame che mi ha assegnato, in un ambiente, in una situazione di conoscenza che fino a quel momento io ignoravo completamente, forse anche per una mancanza mia e anche per mancanza di stimoli, perché al liceo queste cose non mi sono state mai dette. Ho cominciato ad avere una percezione di conoscere la cultura e la storia degli esseri umani in modo diverso dalle maniere tradizionali, no? Gli insegnamenti della letteratura, della storia dell'arte, della storia stessa. Fino a quel momento ho conosciuto un certo tipo di percorso e adesso mi si apriva una forma di conoscenza completamente diversa, cioè popoli, stranieri, situazioni che ai margini, no? Situazioni che io non avevo mai approfondito, mai ritenuto persone portatrici di cultura. Quindi persone del popolo, i cosiddetti, no? Cultura popolare, erano sempre situazioni che io non avevo mai considerato più di tanto, come purtroppo ancora oggi è così, insomma, ci sono molti luoghi comuni e molti stereotipi che ancora fanno percepire la cultura popolare, per esempio, come una cultura bassa, inferiore. Ecco, io ho scoperto, diciamo, nel corso dei miei studi che non è così e mi sono appassionata in maniera, così sempre più approfondita a questo tipo di percorso. E quello che mi affascinava di più era trovare la diversità, all'interno di una situazione limite. Mi spiego meglio, quando non so, si studiano le culture africane, c'è una diversità molto forte, no? Molto evidente. L'africano ha la pelle nera, la cultura è evidentemente diversa, molto marcatamente diversa dalla nostra. Invece studiare la cultura popolare è come studiare noi stessi in un'altra dimensione, qualcuno molto vicino a noi ha lo stesso colore della pelle, partecipa della stessa lingua, nella stessa geografia, no? Quindi, come dire, c'è un qualcosa di diverso che ci sta vicino, ma è come se vivesse una dimensione parallela. Ecco, questo era un aspetto che mi affascinava moltissimo e mi è stata confermata dei primi sopralluoghi che io facevo sul campo, no? Perché l'antropologia prevede che si vada
conoscere le persone direttamente, no? Non ci sono, sì, ci sono anche i libri da studiare, le teorie, ma poi c'è questo andare sul campo che è un aspetto molto interessante che forse caratterizza, no, un po' il lavoro di questo, di questa disciplina. Sul campo è stata un'esperienza anche questa molto interessante, perché ha permesso proprio di vivere questa dimensione, parteciparvi con lo spirito come di un'esplorazione, ecco, si arriva magari in luoghi sperduti, in luoghi bellissimi, in mezzo ai boschi, dove ci sono collocati in genere i santuari, dove avvengono feste che sono veramente bellissime, piene di suoni, di luci, di colori, sono sagre, nello stesso tempo sono cerimonie religiose, quindi sono situazioni a tutto tondo, no? Dove c'è di tutto da osservare, la festa è un fenomeno molto complesso, ecco, si arriva in questo posto e si partecipa e si ha immediatamente una sensazione di diversità che io ricordo bene che era data da tutto, dagli orari, no? Si sale su una montagna per andare a rendere omaggio alla Madonna, si sale all'alba perché non si cammina con il sole e quindi gli orari sono tutti spostati, poi la colazione era fare a base di salsicce, quindi c'è questo stravolgimento. Appunto di feste religiose, ma anche di fenomeni quali la possessione diabolica. Mi ero imbattuta nella possessione quando ho fatto le prime ricerche per la mia tesi di laurea, quando ho avuto il colloquio con il professor Carpitella. È stato veramente un grande maestro, perché la cosa che mi disse era semplicissima, mi ha detto: che cosa ti è piaciuto? E io ho detto: mi è piaciuto il lavoro di Ernesto De Martino, cioè la sua ricerca sul campo sulla magia lucana, che è stato il primo libro che ho letto. E lui ha detto: beh, allora fai una ricerca simile, però la fai al nord, nel nord Italia. Io sono rimasta assolutamente spiazzata, perché in quel periodo era al sud, al centro dell'attenzione degli antropologi. C'era una tradizione che appunto voleva il sud pieno e ricco di culture, di feste, di situazioni interessanti, quindi andare al nord sembrava essere un po', io mi sentivo un po' mandata allo sbaraglio, infatti all'inizio non sapevo proprio dove rivolgermi, che cosa fare, a chi chiedere, perché proprio allora non c'erano stati quasi, pochissimi erano gli studi che riguardavano il nord. Invece, con un po' di fortuna e anche con un po' di tenacia, insomma, ho proseguito nel mio lavoro, ho avuto notizie di alcuni guaritori, guaritrici che operavano nella provincia di Bergamo, nella provincia di Brescia, e lì ho iniziato ad approfondire, a conoscere anche una situazione di profondo e arcaico nord, no? Quindi in una situazione dove c'era negli anni 60, 70 il boom economico, dove c'erano industrie, dove la campagna veniva via via messa un po' in disparte, c'erano invece ancora radicate pratiche magiche, religiose, che ancora noi definiamo oggi tradizionali. E soprattutto ho incontrato il mio primo esorcista, cioè il Don Faustino Negrini, una persona molto, molto vitale, molto interessante, che
esercitava la sua attività non solo direttore di un santuario vicino a Brescia, ma faceva anche delle messe all'interno delle quali impartiva delle benedizioni, lui le chiamava così, e non esorcismi, proprio perché fin da allora aveva dovuto fare i conti con le autorità ecclesiastiche. Gli esorcismi sono un tema delicato, all'interno della Chiesa c'è tuttora un dibattito sulla possessione, esiste, non esiste, esiste in queste forme, sono malate le persone che sono possedute oppure no, oppure esiste veramente il demonio in queste forme. La possessione è uno stato di grande sofferenza, fondamentalmente. Vedere una persona posseduta in preda, che si batte, che esterna in maniera scomposta una energia vitale e devastante, anche autolesionista per certi aspetti, è uno spettacolo veramente sconvolgente e che lascia impressionati. Io credo che la cosa che colpisce di più è questa sensazione che la persona in quel momento è agita da qualche cosa, cioè non è più in sé, non controlla più i movimenti, non controlla la voce, non controlla il suo esserci al mondo, ma è un momento di perdita, no? Di annullamento, e quindi in questo momento di debolezza, no? In qualche modo, emerge, esplode come se fosse. Ci fosse un'esplosione di un grande dolore, di una grande energia dolorosa. Dico dolore perché sono le possessioni come sono vissute da noi, cioè in Italia, perché poi ci sono altri tipi di possessione che possono essere anche benevoli, benigne, fatte da divinità, no? Positive in altri luoghi, in Asia, in Africa, ma da noi, siccome c'è una grande influenza della Chiesa Cattolica, la possessione esprime sempre qualcosa di negativo. Diciamo, è completamente diverso da un punto di vista dello psichiatra, per dire, e sicuramente si differenzia diciamo, dalle analisi di tipo storico che sono state fatte sulla possessione antica, soprattutto quella greca. Il punto di vista dell'antropologo sottolinea soprattutto il modello culturale che emerge nella possessione. E in questo possono esserci dei collegamenti con la possessione antica, soprattutto appunto con quella greca, perché ci sono dei moduli cinesici, cioè dei movimenti che nel tempo si sono conservati. L'orizzonte cattolico è un orizzonte che è preciso. L'orizzonte cattolico ha un modello che attribuisce al demonio il male, quindi il demonio è un'entità esterna che invade per motivi misteriosi che non sono ancora conosciuti, perché non dipendono né dal comportamento
né dalla cattiva volontà, diciamo, del soggetto. Diciamo, per la psicanalisi non c'è questo orizzonte mitico, no? Non c'è un orizzonte esterno al soggetto, ma il malessere emerge, no? Dall'inconscio in forme drammatiche, in forme sempre esplosive, però come pulsioni soffocate, come frutto di traumi rimossi, di insoddisfazioni rimosse che in qualche modo trovano la via per emergere. Con lo psicologo, lo psichiatra condivido l'interpretazione di un dolore che la persona porta dentro di sé e che può emergere in occasione, per esempio, della possessione. E quindi questo può essere sicuramente un valido schema interpretativo. E quello che invece critico fortemente è che la psichiatria e la psicologia sottolineano in modo evidente, in modo molto forte, lo schema interpretativo che è basato sulla malattia. Diciamo che a loro fortemente interessa la malattia come modello interpretativo e più che la persona e il soggetto portatore di questo malessere. Quindi è più facile interpretare il malessere in uno schema preciso dicendo il posseduto è schizofrenico, quindi dare un'etichetta che in qualche modo ne annulla la personalità, la soggettività, e questo lo dico io e parte degli studi che ho fatto, ma soprattutto lo dicono le persone possedute che si sono rivolte a psicologi e a psichiatri. Cioè le persone possedute criticano l'approccio psichiatrico e psicanalitico perché lo trovano limitato, lo trovano insoddisfacente, lo trovano incapace di seguire i percorsi personali, i percorsi delle loro vite, nei meandri dei modelli che loro hanno seguito, quindi i collegamenti che loro hanno con la cultura, per esempio, che può essere una cultura diversa dalla cultura nella quale noi viviamo. Thank you.
quindi spesso queste persone non vengono capite dalla medicina ufficiale, chiamiamola così, non vengono capite perché si danno per scontati certi parametri culturali che sono quelli ufficiali, quelli che si insegnano nelle scuole e via dicendo. Invece queste persone a volte possono partecipare di un mondo magico, che ha delle regole, dei sistemi molto complessi che non sono assolutamente semplici o semplificati. Esiste il diavolo e che io ci credo o meno è una delle domande che mi fanno sempre tutti quelli che quasi tutti gli studenti quando vengono agli esami e mi raccontano dei libri, insomma del libro, soprattutto quello che riguarda la possessione diabolica. E io rispondo sempre: ma non è importante che io ci credo o no al diavolo, l'importante è che ci credano le persone che si dichiarano possedute. Certamente le persone possedute credono all'esistenza del demonio e io per studiare questo fenomeno devo comunque fare riferimento a questa credenza, quindi che esista o meno oggettivamente non lo posso dire io, né credo lo possa dire nessuno al mondo, ed è ininfluente perché io non approccio questo argomento da un punto di vista il vero o falso. Le Madonne che piangono, lacrime di sangue, rientrano nello stesso schema. Io non dico se è vero o no, è un imbroglio, perché il mio intento non è quello di scoprire se la lacrima è stata messa a posto o no. Invece quello che è interessante per me è pensare che ci sono migliaia di persone che credono che queste lacrime siano lacrime della Madonna, al di là degli esami clinici, dei DNA, perché tutto questo non aggiunge, non toglie niente a quello che è una credenza, cioè la credenza rimane tale fortemente perché è strutturata in maniera talmente forte che la persona che è immersa in questa credenza crede. È stato sempre quello di far partecipare soprattutto a una carica di entusiasmo, cioè di mettere in un secondo piano l'aspetto teorico, ma non perché non fosse importante, ma perché penso che quello poi si potesse facilmente apprendere dal libro, no? Facilmente dico perché ci si mette, uno studente si mette su un libro, lo studia, quindi teoricamente sa, però poi questa traduzione, no, dalla teoria alla pratica l'ho trovata un po' difficile, perché era difficile far capire come ci si dovesse poi spogliare della teoria una volta sul campo, perché sul campo uno si trova immerso in una dimensione che era di vita, no? Quindi non è che uno c'ha un soggetto sotto al microscopio, un vetrino da analizzare, si ha a che fare con esseri umani e gli esseri umani difficilmente si possono approcciare con un sistema tecnico, scientifico, tra virgolette, freddo. C'è bisogno di calore, c'è bisogno di partecipazione, no? Io posso anche forse in un primo momento non capire la persona che mi sta davanti, non sono mai stata posseduta, non ho mai avuto prima conoscenza di una possessione, quindi posso rimanere anche sbalordita, però nello stesso tempo devo avere la capacità di liberarmi, no? da preconcetti, da schemi mentali prefissati e essere in grado di conoscere l'altro, no? di immergermi in una dimensione altra. E però la cosa difficile è che questa dimensione di partecipazione
deve essere sempre sostenuta da una certezza di identità, no? Perché se no si perde il contatto con se stessi, no? Cioè io devo essere consapevole di me stessa, sono una ricercatrice che va sul campo e non posso essere uguale a una posseduta, no? Quindi questo incontro, pur essendo appunto molto basato sull'empatia, però deve essere un'empatia che ha alle spalle la certezza e la solidità di una identità, no? Perché se no si rischia di annullarsi nel campo, no? di partecipare talmente tanto che non si sa più, no? Che cosa si fa lì, no? Che protegge in qualche modo le persone che si rivolgono al mondo magico, le protegge da una dispersione dell'io, della presenza, dell'esserci, cioè il rito protegge e quindi questo tipo di situazione, se viene praticata nel contesto giusto, cioè quindi inserito nel contesto suo, assolutamente ha una funzione catartica, cioè la persona si cura, si autocura proprio affidandosi allo schema del rito, perché il rito prevede al suo interno un momento di crisi, un momento di lavoro su questa crisi e un momento di guarigione. Quindi il ciclo, del rituale è fatto in maniera tale da partire da un negativo e arrivare a un positivo, e questo è un aspetto assolutamente terapeutico. Chiaramente può non funzionare la terapia rituale quando in un contesto come quello di oggi, in un contesto moderno nel quale c'è un incrocio, un intreccio di culture, e quindi spesso c'è un impoverimento di questi meccanismi rituali, una dispersione di questi meccanismi. Quindi le persone a volte fanno riferimento ai momenti rituali, però la cultura è debole, fragile, viene considerata in maniera negativa, ci sono spinte culturali diverse, quindi si crede, ma fino a un certo punto non si crede fino in fondo. Quindi in questi contesti ibridi noi possiamo avere delle persone che si credono possedute, ma non abbandonandosi completamente al rituale, finiscono magari per perdersi. Entrare in rapporto con le persone possedute per l'antropologo è un'esperienza molto interessante, ma è interessante soprattutto per la persona posseduta, perché c'è un dislivello di ruolo, no? Questo è inutile negarlo, perché l'antropologo si pone come un professore o una professoressa, quindi con un certo ruolo, no? Nella società, che viene riconosciuto dalla persona posseduta. La persona posseduta si pone come una persona che in quel momento è fragile, non sta bene, no? Quindi c'è un certo dislivello. Questo colloquio, se è fatto in maniera appunto tranquilla, nel senso senza preconcetti o modelli precostituiti, mette a proprio agio la persona posseduta, che a differenza che con lo psicologo non si sente giudicato come una persona malata, ma si sente rappresentata come una persona che in quel momento sta male. Quindi lo sforzo dell'antropologa è quella di
entrare in contatto con questa persona per capire le ragioni di questo malessere, per capire perché la persona è posseduta. Quando insegno e parlo di questi argomenti a lezione, mi vengono poste molte domande, sia dal punto di vista della religione che dal punto di vista della medicina, soprattutto per quanto riguarda i settori della psichiatria, della psicologia e della psicoanalisi, perché sono i due momenti culturali forti che caratterizzano il nostro approccio culturale, cioè l'approccio culturale della cultura ufficiale. Quindi gli studenti sono forti e sono a conoscenza di questi approcci e mi fanno domande specifiche in questa direzione. Io stessa, quando mi sono trovata a decifrare, interpretare fenomeni come la possessione, e ho letto le varie teorie, mi sono trovata da un lato appunto i manuali degli esorcisti, molti di loro hanno scritto e raccontato le loro esperienze, e dall'altro lato mi sono trovata invece un approccio di tipo psicanalitico, psicologico e anche psichiatrico, che addirittura cataloga il fenomeno della possessione proprio all'interno del manuale di psichiatria DS4, che ne fa proprio una vera e propria patologia riconosciuta ufficialmente. Mi sono trovata da un lato a confrontarmi con descrizioni fatte da esorcisti che privilegiavano all'interno dei loro racconti l'orizzonte religioso. Per loro il soggetto, anche se distinguono nei vari casi, dicono una donna oppure un uomo, un ragazzo, ma questi ragazzi, quest'uomo, questa donna, non sono personaggi, sono forme stilizzate. Non si identificano, non si riconoscono, non hanno delle caratteristiche umane, non hanno una storia, sono degli esempi, no? Degli esempi che vengono fatti ma che non aiutano a capire le persone, perché all'esorcista interessa il modello, interessa stabilire con certezza che c'è un orizzonte, questo orizzonte è un orizzonte religioso, in questo orizzonte esistono il principio del bene, che è Dio, e il principio del male, che è il demonio. Dio vince sempre il demonio. Questa via che io ho preso, ho seguito, che tiene conto di tutti e due questi approcci, ma non ne sceglie nessuno, anzi forse sono stata anche abbastanza critica rispetto a tutti e due questi approcci, mi è venuta non tanto da una riflessione, forse la riflessione teorica è venuta in un secondo momento, quanto dall'esperienza, dallo stare insieme a queste persone possedute, che mi ha poi fatto capire che possono esserci altre possibilità e altri approcci altrettanto validi e altrettanto terapeutici. Per esempio, sicuramente il mio approccio antropologico esclude a priori il sistema della credenza nell'aldilà, ma non perché ne fa oggetto di discussione o di critica, esiste o non esiste
l'aldilà, esiste o non esiste il demonio, oddio. E questa è una serie di problemi e di domande che l'antropologo non si pone, non si dovrebbe porre perlomeno, ma dovrebbe avere un approccio più indirizzato al sistema di credenza. Allora io non credo che, o credo, posso credere o non credere che ci sia un aldilà, però io quando studio questo fenomeno della possessione e non credo o credo o non credo, non uso questo sistema, ma approfondisco il modello culturale della credenza, cioè dico ci sono delle persone, molte persone, che credono che esista un al di là, strutturato nella forma di Dio che è bene e del demonio che è male, e la possessione fa parte di questo modello di al di là. Allora, le possedute oggi soffrono, questo è un dato che emerge dall'esperienza e dalla ricerca sul campo che ho fatto in questi anni, e questa sofferenza è una sofferenza molto forte, molto violenta, che non lascia spiragli e non dà spazio ad energie positive, è tutto volto al negativo, dalla voce al corpo, al movimento, è tutto disperazione, e questo fa riflettere, perché nel passato, ma anche in certi culti di possessione africani, ci sono invece comportamenti diversi. Sicuramente le menadi greche erano persone nel quale l'entusiasmo le faceva sfrenare, no? Cioè, in qualche modo c'erano energie che si liberavano, ma non necessariamente energie drammatico negative, ma anche energie positive che le portava a correre, a liberarsi in qualche maniera, no? Erano situazioni completamente diverse, anche le possessioni, appunto in Africa o in Asia, alcune forme di possessione sono considerate positive, cioè portano il soggetto a stare bene, a stare meglio. Ecco, noi penso che possiamo attribuire il dramma delle nostre possedute all'orizzonte, alla cultura, alla società cattolica, che è stata fortemente repressiva rispetto a possessioni considerate positive. Cioè, noi abbiamo un lavoro dalla Controriforma in poi su tutti i rituali che non erano caratterizzati in maniera cattolica, quindi non erano inseriti in un orizzonte cattolico, un lavoro veramente che ha sradicato ogni forma di possessione benevola, di possessione positiva, di possessione gioiosa. Thank you.
abbiamo un lavoro dalla Controriforma in poi su tutti i rituali che non erano caratterizzati in maniera cattolica, quindi non erano inseriti in un orizzonte cattolico, un lavoro veramente che ha sradicato ogni forma di possessione benevola, di possessione positiva, di possessione gioiosa, perché questo poteva rientrare in un modello cattolico solo nella forma della santità. Quindi noi abbiamo possessioni positive all'interno dei nostri modelli che però si identificano con l'estasi delle nostre sante, no? Quindi le forme di misticismo e di estasi sono i modelli della nostra possessione positiva. Nella stesura del libro che ho scritto alcuni anni fa, Donne, Passioni e Possessioni, ho scelto di montare diciamo in qualche maniera le interviste, i racconti, i colloqui che ho avuto con queste donne possedute con alcuni aspetti della mia ricerca, del mio essere, della mia situazione di studiosa anche, perché è stato un po' l'esito di un percorso, no? L'esito finale di un percorso che mi ha portato a confrontarmi in maniera talmente stretta, talmente intima con queste donne che non è stato quasi più possibile prescindere da quello che era il mio percorso, cioè il mio percorso si è stretto, essendo un rapporto in qualche modo alla pari, nel senso che ascoltando queste donne non ho potuto fare a meno che le loro parole risuonassero in qualche modo dentro di me, avessero un eco. Perché non sono mai stata rigidamente l'antropologa, ma in qualche maniera ho aperto, no, a una dimensione di rapporto interpersonale. Quindi è stato quasi un, ecco, come dire, più che una scelta teorica, è stato un percorso che abbiamo fatto insieme e ho ritenuto giusto far partecipare le persone che leggevano questo libro, queste mie riflessioni, anche di questo mio essere, no, le mie esperienze di donna, di studiosa, di femminista, di professoressa, il mio rapporto con gli studenti, c'è dentro un po' di tutto, perché questo è stato il mio percorso e questo è stato il mio essere in quel momento in relazione con queste persone, quindi è stato un po' un mettermi, denudarmi in qualche modo, no? Come loro si sono aperte nei miei confronti, io mi sono aperta nei loro confronti, perché è sembrato un modo di interagire corretto, tra virgolette, no? Non solo teoricamente giusto, ma un modo di sentire che si è costruito negli anni in cui ho frequentato queste persone, queste donne, e ho ritenuto giusto farle partecipare di queste, anche delle mie esperienze, fosse un qualcosa di costruito insieme. Essere antropologa, essere insegnante, penso che sia un connubio felice, perché fare solo antropologia, solo ricerca, forse non sarebbe, sì, potrebbe dare soddisfazioni, ma non avrebbe quel risvolto di far partecipare e di educare, no, al rispetto dell'altro, all'alterità, studenti che sono affamati di questa dimensione dell'entrare in contatto con gli altri, del rispetto. Io penso di aver scelto una professione giusta per me, per la mia dimensione, per la libertà che mi dà, per tutta una serie di motivi che sono anche legati anche all'aspetto didattico, perché col tempo ho imparato anche a rivalutare l'aspetto didattico, è una dimensione che in un primo momento sembrava mi interessasse di meno, invece devo dire che è stato interessante vedere come il senso che man mano acquistava per me la ricerca e il senso che il mondo acquistava dopo averlo spiegato in una certa maniera, poterlo condividere con studenti che anche per loro acquistava senso, no? E quindi io credo che restituire senso alle cose, al mondo, alle persone sia un'esperienza bellissima, quindi sono soddisfatta. La passione fosse una chiave di lettura di tutto quello che è stato il mio percorso di vita. Io forse non sono una che
diciamo, che si fissa su una cosa e per tutta la vita la porta avanti, sicuramente, però procedo per passioni, quindi nei vari percorsi, nelle varie passioni che ho avuto, c'è stato anche quello, c'è tuttora quello della danza, che è stato un modo di riappropriarmi forse di una dimensione del corpo che un po', diciamo, la vita, la cultura ufficiale nega, perché siamo portati a sedere su una sedia, sui banchi di scuola, a leggere, a studiare, e quindi a usare più una dimensione teorica e, no, cerebrale.